Ma io lo so che anche voi avevate delle crush quando eravate adolescenti o quando eravate piccole per i personaggi dei cartoni animati. Oggi andremo appunto a scoprire quali erano le mie crush, proprio crush da impazzire guardare i cartoni solo per loro, serie TV animate che andavano in onda quando io ero più piccola. Noterete che tra le mie crush non brillano questi ragazzi per la loro bontà, gentilezza, romanticismo e via dicendo. Io trovavo romantico qualcosa che adesso io trovo che sia tutt'altro. Sicuramente sono tutti personaggi che ogni ragazzina conosce, magari alcune cose vi faranno rabbrividire e altre invece vi faranno tornare con la memoria agli anni 90 o 2000. Negli anni 2000 ero ancora piccola, ok? Partiamo da quelle che mi imbarazzano alquanto. Primo tra tutti, un personaggio di un cartone che io ho odiato. Io seguivo dei fumetti da cui sicuramente questa serie animata ha tratto ispirazione. Il personaggio in questione è Riven delle Wings. Questo mago, insomma, cavaliere magico, così, tra tutti i principi, era l'unico che mi piacesse perché rifiutava completamente l'idea che Musa potesse essere innamorata di lui e Musa gli moriva dietro. Era la mia preferita principalmente perché si faceva Riven. Questo ragazzo dal ciuffo rosso, sempre perfettamente pettinato, incredibile. Mi piaceva tantissimo il carattere di Riven che piano piano, come tutti gli altri personaggi di cui ero innamorata da piccola, da bello mastro diventava il ragazzo perfetto. Ero strana da piccola. Un altro personaggio di cui mi vergogno un po' di essere stata innamorata e che sicuramente rispolvererà cadaveri che avevate chiuso nell'armadio nella vostra infanzia è Sulfus. Chi è Sulfus? Era il Devil antagonista in Angel Friends. Questo cartone l'avevo nominato nella challenge di febbraio, che vi linko qua sopra, e vi ho detto che io da piccola adoravo questo cartone, mi piaceva tantissimo. Cosa è successo? Riesumando questo personaggio di Sulfus, ho detto perché no, andiamoci a cercare le puntate, che fortunatamente si trovano anche su YouTube. Credo che non esista un cartone più cringe e imbarazzante di Angel Friends e se vi interessa un giorno potrei farvi una recensione brutta su questo cartone perché già nelle prime puntate che durano 10 minuti tra l'altro ci sono delle perle. Comunque questo Sulfus era un devil, ovviamente anche lui bello mastro, che ti faceva battere il cuoricino con un repentino cambiamento, molto repentino, troppo repentino, da cattivo a buono, comunque da ragazzo innamorato che cerca di combattere questo amore perché sa che lo cambierebbe, via dicendo, ti innamoravi facilmente di Sulfus. Quando ero molto piccola, parliamo di 7-8 anni, mi piaceva tantissimo Matt, è uno dei sette ragazzi della prima stagione di Digimon. Fai mezz'ora, itzy, mini e Joe. Matt era nella compagnia non solo il bello mastro, ma soprattutto era molto attaccato al fratellino piccolo. Questo suo amore incondizionato per suo fratello piccolo, TK, l'insignificante TK, questo attaccamento mi ha fatto fondamentalmente innamorare. Crush di tutte le ragazzine che hanno guardato Sailor Moon, ovviamente Milord. È stata la mia crush fin da piccola, quindi parliamo di quando ero ancora alla materna, che guardavo Sailor Moon una volta tornata a casa dalla materna, appunto facendo merenda, e ogni volta che usciva Milord con la sua rosa che salvava la situazione, poi ho scoperto che non salvava lui la situazione, ma gli dava una sorta di speranza lanciando le rose, mi affascinava tantissimo. Scoprendo poi, durante un rewatch un po' più cresciuta, che Milord in realtà era Marzio, che era appunto anche lui bello mastro, era sexissimo. Anche qua sicuramente troverò tante amichette qua sotto nei commenti che erano innamorate di questo ragazzino, anche lui bello mastro, ma soprattutto con una sensibilità nascosta, questa volta voluta veramente. Eric di Rossana. Rossana che era questo cartone che guardavamo tutti e questo Eric che era un po' il trainante che mi convinceva ogni volta a guardare la serie perché c'era questa sottotrama amorosa che mi intrigava veramente tantissimo. Una volta cresciuta ho deciso, anche se da piccola mi sono sempre rifiutata di vederlo, una volta cresciuta ho deciso di guardare Piccoli Problemi di Cuore scoprendo che in questo cartone c'è una sorta di alter ego di Eric, che è Yuri. Yuri è il protagonista maschile di Piccoli Problemi di Cuore. Questo fratellastro che
si innamora della sorellastra, poi ci sono storie alla Beautiful, insomma, Piccoli problemi di cuore l'ho visto 2 volte, tutto, anche le scene censurate, sono andata a cercare ovunque, ho visto veramente tutta la serie 2 volte, mi sono innamorata tutte e 2 le volte di Yuri, che ricalca i personaggi precedentemente detti a livello caratteriale, ma soprattutto è un ragazzo molto confuso e che non sa che cosa vuole. E questa cosa mi ha mandato alle stelle, letteralmente. In questa serie c'è anche un altro personaggio che mi ha affascinato tantissimo, bello e stavolta tormentato. Tormentato dall'amore, dai suoi problemi personali, ed è Alessandro. Non mi ricordo come si chiami in originale, comunque per me era Alessandro, perché io questa serie l'ho vista in italiano. Suonava il pianoforte, si innamora anche lui di Miki, che è la protagonista di questa serie animata. E si innamora talmente tanto che ne diventa ossessionato, ma proprio ossessionato, e decide di fare di tutto per separarla da Yuri o comunque per averla tutta per sé in qualche modo. Un altro cartone animato che mi piaceva tantissimo, penso che sia tra tutte le serie animate uno dei miei preferiti, adoravo Mew Mew. E Mew Mew mi ha regalato 2 personaggi maschili che mi hanno crushato in maniera esorbitante. Vi parlo prima di quello che mi ha crushato meno e poi quello che mi ha crushato di più, così vediamo se indovinate. Non barate, scrivete qua sotto cosa pensate che io stia pensando. Ryan, che all'inizio sembra insignificante, sembra che debba essere lui solo perché è biondo con gli occhi azzurri, la crush di Strawberry o comunque della protagonista. Invece no, alla fine sarà l'insignificante Mark. Ryan, che all'inizio appare come il bello Mastro, ma alla fine si scopre che tutto questo, questa apparenza in realtà è solo volta a mascherare il suo passato o comunque i suoi oscuri segreti che mi hanno sempre intrigato tantissimo. Invece la mia vera crush di Mew Mew, Amiche Vincenti, che è appunto la serie di cui stiamo parlando, è Kish. Kish è questo alieno che è anche lui ossessionato da Strawberry, non solo per i suoi poteri sovrannaturali e per la sua metamorfosi, ma piano piano ne diventa ossessionato proprio a livello amoroso, al punto da farle violenza non solo fisica, ma anche psicologica. E non escludo che nel manga, magari da cui trae origine questo anime, ci siano anche scene piuttosto violente e spinte che riguardano Kish e Strawberry. E mi piaceva tantissimo questa sua ossessione amorosa per la protagonista, al punto da essere pazzo, folle d'amore. Un po' bello Mastro. Bello non lo so, perché molti pensavano che fosse una femmina. Kish mi piaceva tantissimo, molto più di Ryan, e anche lui è stato un po' l'elemento trainante che mi ha spinto a guardare la serie. Tant'è che se in una puntata Kish non rompeva le scatole a Strawberry, questa puntata mi piaceva meno. Mi è capitato anche nel rewatch, questa è una serie che ho rewatchato almeno 2 volte, era e è tuttora, perché ogni tanto mi capita di vedere qualche fan art e mi riparte la crush, grandi che io abbia mai avuto. Gli ultimi 2 personaggi per cui ho avuto una crush forse sono quelli più strani, non quelli di cui mi devo vergognare, perché comunque oggettivamente sono 2 personaggi che hanno un grande mordente all'interno delle loro serie, e parliamo prima di uno e poi di quello che è durato veramente una vita, al punto che ho fatto anche delle simulazioni, ma ne parliamo dopo. Sirio. Che bello che era questo Sirio, sempre con lo stesso carattere, forse un pochino più altruista rispetto agli altri personaggi che vi ho già nominato, ed è uno dei cavalieri, appunto il cavaliere di Sirio, dei Cavalieri dello Zodiaco. Cavaliere dello Zodiaco che io ho seguito puntata per puntata, forse la prima stagione, la stagione anche delle 12 case, insomma, l'ho seguita, non mi ricordo francamente nulla della trama, perché a un certo punto io la guardavo solamente per vedere e bearmi della bellezza dei suoi cavalieri, in particolare di Sirio. Sirio che mi ha veramente sempre smosso il cuore come nessun altro mai, perché appunto sembrava quasi strano anche a me che io guardassi un cartone da maschi e mi piacesse uno di questi personaggi violentissimi. Io non ho mai tollerato la violenza né nei film né nei cartoni, a meno che non si trattasse di violenza psicologica, perché quella già mi affascinava all'epoca, quindi non vi lascio immaginare adesso, chiaramente in maniera puramente teorica, non pratica. Comunque Sirio, con questi capelli lunghi e neri, gli occhi chiari, questo suo modo di approcciarsi alla vita molto spirituale e soprattutto questo di staccarsi, fare il solitario, il lupo solitario, bellissima questa cosa. Ma arriviamo alla crush totale, ma proprio totale. Da piccola, per tutte le elementari, per durata, e con la mia amica giocavamo molto spesso a simulare i matrimoni.
gli appuntamenti tra me e questo personaggio, perché a lei piaceva l'altro e quindi adesso andiamo ad analizzare bene questa cosa. Vi sorprenderà, ma 3, 2, 1, Vegeta. Vegeta di Dragon Ball. Dragon Ball è stata una serie della mia infanzia, che guardavo all'ora di pranzo come tutti, e Vegeta fin dalla sua prima apparizione mi è piaciuto tantissimo come personaggio, perché comunque è un personaggio che ha una crescita, un'evoluzione. Come aspetto fisico, adesso riguardandolo dico: ma che cavolo avevo in testa? Cioè, questo sembra un carciofino con la stempiatura fino alla nuca praticamente. Però Vegeta mi piaceva tantissimo per i motivi sopracitati, e molto spesso io giocavo a fare Bulma, perché sapevo che poi Bulma si sarebbe fatta Vegeta, fondamentalmente. Comunque, per concludere questo discorso molto mieloso sulle mie crush dell'infanzia, vi voglio dire che io ho sempre avuto questo guilty pleasure per i personaggi, appunto, belli mastro, che hanno una cattiveria inside che poi si tramuta in ossessione amorosa. Ma francamente, penso che fin da piccola la cosa che mi sia piaciuta di più di questi personaggi, che mi ha fatto innamorare, anche se non sapevo nemmeno quale fosse il vero significato di questa parola, di questi personaggi, sia l'evoluzione che hanno questi personaggi, quindi che partono da una base molto primitiva sotto ogni aspetto, per poi raggiungere un apice nel quale in realtà diventano dei bei personaggi, quindi riescono a migliorare i propri difetti grazie magari appunto all'oggetto del loro amore, e migliorano sempre di più. È una tendenza che molte bambine hanno nel voler desiderare un cattivo che poi con il nostro amore, perché noi ci proiettiamo appunto nell'oggetto dell'amore, di cambiare questi personaggi da cattivi a buoni solo con la nostra buona volontà e il nostro buon amore. Questa è un'utopia. Sappiate che questa è un'utopia, non esiste questa cosa, non esiste nella realtà. Se ancora ci credete, metteteci un bel pietrone sopra, proprio sbattuto con violenza su questa idea, perché non esiste. Ora però voglio sapere quali erano le vostre crush di quando eravate piccoli, maschi e femmine. Sbizzarritevi qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i vari social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Qua sotto invece trovate la mail per le collaborazioni e corrispondenze. Aspetto sempre le vostre mail lunghissime a tema cartoni, danza, libri, oppure a tema che volete voi, magari mi potrà ispirare per qualche video. Se vi è piaciuto questo video, qualche crush che ho nominato e che avete in comune con me, lasciatemi un bel like. Se conoscete qualche ragazza in particolare a cui potrebbe interessare questo video e con cui potreste condividere questa esperienza di scambio di crush, condividetelo cliccando qua sotto sul bottoncino. Se vi piace questo video, questo format, questo canale, i video che faccio in generale, iscrivetevi al canale per non perdervene neanche uno. Cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo con il prossimo video e la challenge, ovviamente, del 15 giugno, che sarà una challenge molto speciale, poi vedrete. E con il prossimo Cartoon Joe invece ci vediamo giovedì 25 giugno. Un bacione e al prossimo video. Ciao!